Buongiorno a tutti e bentrovati nell'angolo verde di Angela. Oggi, grazie alla richiesta del canale Fantasie della Campagna, vi parlerò della carota e di come piantarla e occuparci di questa simpatica pianta appartenente alla famiglia delle ombrellifere. Ma prima, la sigla! Dunque, come vi ho detto, quest'oggi ci occupiamo della carota. L'amica Fantasie della Campagna ha dei problemi su come poterla coltivare e mi ha chiesto di fare un video su come poter coltivare questa pianta. La carota, anche se dotata di grande capacità di adattamento, predilige i climi temperati e umidi, essendo particolarmente sensibile agli sbalzi climatici che ne possono provocare l'interruzione dell'accrescimento della radice. La temperatura ottimale per lo sviluppo di questa pianta oscilla tra i 15 e i 21 gradi centigradi. È infatti a questa temperatura che le radici assumono la caratteristica pigmentazione rosso vivo arancione. La carota richiede terreni profondi, leggeri, sciolti, che non offrono ostacoli. Terreni ricchi di sassi o troppo argillosi ne provocano biforcazioni e una crescita stentata delle radici. La carota, inoltre, predilige suoli leggermente calcari, molto fertili, forniti di regolare, costante umidità. Il pH deve oscillare tra i 6.5 e i 7.5. La carota richiede una lavorazione profonda del terreno, necessario per ottenere un terreno soffice e ben sminuzzato, che faciliti lo sviluppo di queste radici. Di grande importanza, inoltre, è la perfetta pulizia del sito di coltivazione, necessaria per ostacolare lo sviluppo delle infestanti. La carota, inoltre, dovete sapere, e anche tu, mia carissima amica, che ha una lentissima germinazione, durante il quale, se non si interviene precocemente e di frequente per togliere le infestanti, questa finirà con l'essere sottomessa dalle stesse infestanti. Inoltre, esige una ricca concimazione organica, ma è molto sensibile all'eccesso di azoto e alla sostanza organica non sufficientemente decomposta. Infatti, questa ne può favorire lo sviluppo di numerose crittogame, attira la mosca della carota e ne può determinare macchie e marcescenze o addirittura rugosità delle radici stesse. Ricordati e ricordatevi che per evitare i propagarsi di fitopatie tipiche della carota è opportuno non ripetere la coltura prima di 3 anni sullo stesso appezzamento di terra. Ottimi precursori della carota sono l'aglio, il porro e i cereali in genere. Le consociazioni da cui la carota trae maggior beneficio sono, come detto, l'aglio, il pomodoro, il ravanello, il rosmarino, la salvia e lo scalogno. La carota si presta a essere seminata durante tutto l'anno e, a seconda delle zone, in pieno campo, o in tunnel, o in cassoni, o in serra. Come appunto ho detto prima, il seme della carota per germinare è molto lento. Possono volerci fino a 2-3 settimane per la fuoriuscita della plantula dal terreno. Le giovani piantine sono molto piccole, per cui si consiglia di mescolare al seme di carota un altro ortaggio a rapido sviluppo. Questo quando ad esempio dovete piantarle nel terreno stesso. Ma come nel mio caso, che io ho usato farlo in semenzaio, ho preferito usare il seme stesso della carota. Ho precedentemente preparato il semenzaio con un buon terriccio universale, dopodiché ho messo i semi. All'incirca, dopo 10 giorni, sono spuntati i semi. Eseguo il primo diradamento, lasciando in ogni semenzaio all'incirca 2-3 piantine. E quando quest'ultime avranno raggiunto l'altezza di circa 5-7 cm, io potrò a questo punto piantarle sul terreno. Ovviamente a uno per volta. È preparato il terreno come detto in precedenza. Ricordate che l'odore delle foglie schiacciate e dei fittoni estratti dal terreno
funge da richiamo per la mosca della carota. Per cui vi consiglio di eseguire il diradamento, se i semi sono stati messi nel terreno, verso sera e di non lasciare i fittoni o le foglie strappate sull'aiuola. Dopo ogni diradamento è bene innaffiare per cancellarne ogni traccia. Per difendersi dalle infestanti, dunque, è necessario il disserbo. Questo è garanzia di avere un ottimo raccolto. Ricordate comunque che più si attende nel togliere le infestanti, più difficile sarà eliminarle. L'umidità del terreno influenza direttamente la qualità delle carote. Nei terreni aridi, in genere, si registra un minor sviluppo della corteccia rispetto al cuore. L'irrigazione è pertanto necessaria in tutte le zone caratterizzate da scarse precipitazioni e soprattutto durante la germinazione e lo sviluppo iniziale delle radici. Attenti però a non esagerare, perché la carota, sebbene molto avida di acqua, teme l'eccessiva umidità. Sicuramente il parassita più temibile è la mosca della carota, appunto come detto prima. È un piccolo insetto con corpo nero e le ali traslucide. La mosca, da aprile in poi, depone le sue uova nel terreno all'altezza del colletto. Le larve si sviluppano all'interno del fittone scavando delle gallerie irregolari. Come pratica preventiva vi consiglio la rincalzatura delle piante stesse non appena avranno raggiunto gli 8-10 cm di lunghezza per ostacolare la deposizione delle uova, oppure trattamenti con un infuso di aglio e cipolla. Tra le malattie crittogramiche che colpisce la carota vi segnalo l'artennariosi. Non sono altro che delle macchie nere che compaiono sulle foglie, mentre si hanno marciumi in prossimità del colletto. In questo caso è meglio eliminare le piante colpite e trattare con ossicloruro di rame oppure poltiglia bordolese. Spero, mia cara amica del canale Fantasie della Campagna, di esserti stata utile con il mio video. Come hai visto, è molto semplice prenderci cura delle carote e ho cercato di fare prima possibile per venirti incontro e darti anche a te la possibilità di poterle coltivare. Adesso a me non rimane che attendere il loro sviluppo e quindi il momento in cui potrò raccoglierle. Spero di esserti stata utile e spero di essere stata utile a chiunque abbia avuto difficoltà o curiosità riguardante questo ortaggio. Comunque io vi lascio il link della mia pagina Facebook in cui potete contattarmi e chiedere qualunque tipo di chiarimento. Non mi resta a questo punto che salutarvi, salutare Fantasie della Campagna e vi invito come sempre a iscrivervi al mio canale, a commentare e a condividere i miei video con i vostri amici. E se vi va, seguitemi anche su Instagram. Non mi resta che salutarvi e come dico sempre io alla fine di ogni video, ciao e una buona giornata a tutti!